eventuali sciagure che avrebbero attraversato. Suggerimenti semplici, elaborati sulla scorta di dati reali per arrivare ad incassare in 5 anni qualcosa come 37 milioni di euro. Sono i suggerimenti messi insieme dal Partito Democratico di Nocera Inferiore, che ha strutturato una proposta formale che sarà consegnata con tanto di protocollo nelle mani del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale. Questa mattina la presentazione al grande pubblico, presenti anche diversi rappresentanti della coalizione Torquato. Ogni dato deriva da un'attenta analisi. Voglio fare un semplice esempio. Noi abbiamo calcolato l'importo che il comune di Nocera potrebbe ottenere da una seria lotta all'elusione e all'evasione fiscale, basandoci su un documento che la Corte dei Conti ha consegnato al Senato durante un'audizione proprio dell'ottobre 2012 e che stimava il tasso di propensione all'evasione nel sud e isole. Noi ovviamente abbiamo aggiustato questo dato a una realtà come Nocera e al fatto che, trattandosi di tributi comunali, sono di più facile accertamento e quindi hanno, diciamo, una propensione all'evasione più bassa. Noi l'abbiamo aggiustato e lo abbiamo parametrato alle entrate accertate annualmente, alle entrate tributarie accertate annualmente che risultano dal bilancio del comune. E abbiamo anche fornito un piccolo suggerimento: noi rileviamo una domanda di servizi da parte delle imprese artigianali e industriali presenti sul territorio e ci auguriamo che una parte delle lottizzazioni serva per quello che noi chiamiamo un cluster di servizi, cioè un'aggregazione di imprese fornitrici di servizi non solo alle aree produttive locali ma anche all'area vasta. Abbiamo buttato lì un esempio che secondo noi sarebbe un'ottima opportunità e una bella opportunità anche per riqualificare e rafforzare la filiera agroalimentare, quella dell'istituzione di una borsa merci per le contrattazioni sull'agroalimentare. Il comune indebitato, opere pubbliche ci sono costate, sono state fatte, però hanno anche impreziosito la città. Al di là se qualcosa poteva essere fatto meglio, non poteva essere fatto, sono valutazioni politiche. Però oggi abbiamo una cittadella giudiziaria, un teatro di Ana, uno stadio che era, perché va fatto un po' di manutenzione, invidiabile, abbiamo le forze di polizia tutte messe insieme, abbiamo una casa comunale più imbellita, abbiamo gli uffici del palazzo di via Libroia che sono comunali, insomma c'è un patrimonio comunale che oggi in momento di difficoltà impreziosisce la città e quando una famiglia è in crisi vende un bene prezioso.